Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento di CDP, Cuore della Cipolla, quell'appuntamento tempestivamente che arriva il giovedì a parlare un pochettino di libri, una sintesi in cui andiamo ad analizzare gli aspetti che ho ritenuto fondamentali di una lettura che in qualche modo ha scelto di intralciare il mio percorso. Io sono sempre felice di essere intralciato da un libro. Quest'oggi vi offro una lettura particolare, parliamo di Flora Poetica. Nonostante il titolo in latino, parliamo di un testo inglese del 2001, scritto da Sarah Maguire, pubblicato da Chatto & Windows Books. Un testo in lingua inglese non esiste in traduzione italiana, quindi potete reperirlo e leggerlo solamente nella lingua inglese. Non so se alcuni di voi sanno, forse nessuno lo sa, ma io per il primo anno e mezzo qui a Londra ho avuto il piacere di imbattermi in un lavoro come fiorista. È stata un'esperienza molto molto gratificante, molto impegnativa, che mi ha aiutato a scoprire un mondo che mi affascinava ma che non conoscevo così bene. Sono persino capitato in un servizio della BBC, per alcuni secondi mi si vede, in cui mi si vede proprio avvolgere in un po' di carta biodegradabile dei tulipani per una cliente. Nel servizio, ricordo, si chiedeva alla mia manager di parlare male della Brexit appositamente, e nonostante io non fossi proprio compiaciuto dal fatto che si obbligasse una persona, si suggerisse cosa dire a una persona, ero comunque felice che si stesse facendo un servizio pubblico contro questa sciagura chiamata Brexit. Ma torniamo al nostro libro. Questa è un'antologia, ossia, che appunto antologia è una parola che significa, viene appunto da antos, da fiore, raccolta di fiori, un'antologia poetica, una collezione delle poesie di 8 secoli di poesia inglese, che hanno proprio come protagonista assoluti i fiori. Fiori che vengono da tutto il mondo, ma che soprattutto si concentrano su quella flora che è tipica della Gran Bretagna. Parliamo degli anemoni, parliamo dei thistle, giunchiglie soprattutto, ma anche tulipani, narcisi, orchidee, ce n'è per tutti i gusti. Come vedete è un volume abbastanza corposo, che a me è piaciuto. La protagonista Sarah Maguire, anch'essa era un'apprendista giardiniera, ci racconta nella prefazione molto divertente di come passava lunghi e lunghi pomeriggi a strappare le erbacce sotto gli agenti atmosferici, maledicendo quello che stava facendo, ma allo stesso modo divertendosi perché stava imparando i nomi latini dei fiori, delle piante, e si accorgeva proprio che questi nomi latini poi li ritrovava in altrettante parole di uso comune, in tantissime altre parole. E proprio da lì parte questa sua scelta di voler, visto che lei poi diventa un'autrice, diventa una poetessa, comincia a scrivere poesie, vuole raccogliere delle poesie che abbiano come soggetto i fiori. Ma lo fa con un excursus molto interessante a mio parere. Perché? Perché innanzitutto ci porta a capire una cosa, ed è forse questo il cuore della cipolla di questo libro, che attraverso dei soggetti reali, viventi, come i fiori, come le piante, come gli alberi, noi riusciamo a ritrovare moltissimo di noi stessi, di quegli stessi caratteri che dentro di noi in qualche modo fanno riverberare ciò che vediamo, ciò che proviamo, ciò che dentro di noi pulsa. Mi spiego meglio. Attraverso, ad esempio, l'erotismo di una rosa, come nella poesia di Isabella Crawford, o nella numerologia occulta di John Donne, o nella dottrina filosofica del simbolismo di un narciso, di un'orchidea, riusciamo a cogliere degli elementi che non vedremo ad occhio nudo. Possiamo vedere nella rosa solo una rosa, ma se poi ci lasciamo andare a queste sinestesie, ovvero se annusiamo la rosa, la memoria olfattiva ci può portare in un altro luogo che diventa indipendente dalla rosa, ma che passa attraverso la rosa. La rosa può diventare anche simbolo, allegoria di qualcos'altro, e questo ovviamente lo fa la poesia, ha questo potere veramente, come dire, terapeutico di farci scoprire degli aspetti che non avremmo considerato altrimenti. Ed è bellissimo che questo avvenga attraverso degli elementi naturali così belli. Io stesso quando mi accudivo, quando mi diciamo mi dedicavo alla
alla rimozione delle spine di una rosa per farla sopravvivere più a lungo, o quando tagliavo i gambi troppo lunghi, o quando poi andavo a cercare di creare nel mio piccolo sgabuzzino una sorta di ospedale per le piante, mi accorgevo di quanto poi la natura ci parli, un linguaggio spesso da decodificare, ma molto molto potente. Vi faccio un esempio: attraverso proprio lo scrutinio attento delle piante si può notare che la natura in qualche modo non finisce, non termina, in qualche modo va ad escludere la morte. Una pianta che è morta può essere in qualche modo salvata, accorciando, tagliuzzando le radici con un suolo con maggiore nutrimento, con le giuste accortezze, con il giusto sole, con la giusta dose di acqua. Ed è molto, molto bello. Vi consiglio questo libro, se lo trovate. Io l'ho trovato in un mercatino dell'usato, tanto per cambiare, ma è una lettura che proprio vi servirà non solo a, come dire, ad avere sempre con voi la primavera, l'estate, l'inverno e l'autunno, quattro stagioni tascabili, ma anche a scoprire che tutto quello che vediamo è un riflesso di quello che siamo, di quello che percepiamo, è un ponte di accesso a delle emozioni molto più complesse che normalmente nella vita di tutti i giorni non riusciamo ad esprimere, ma per questo abbiamo bisogno della poesia. Io ve lo consiglio, Flora Poetica, Sarah Maguire, e spero che possiate commentare se qualora lo abbiate letto, possiate anche condividere se magari siete dei fioristi o se avete dell'amore per i fiori, qualche altro titolo da suggerirmi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con CDP, Cuore della Cipolla.